Alla vigilia si affrontano due squadre appaiate in classifica e Sampaimola cerca di eseguire un torneo con meno patemi rispetto all'ultima apparizione. La Fiericione cerca di confermare quanto di buono ha fatto vedere da novembre scorso a questa parte. La squadra di Gianluca Lorenzi, dopo lo 0-0 debutto con il Massi Torello, ha ottenuto i primi tre punti lontano dalle mura amiche in casa del Sant'Agostino, vincendo per 2-0 proprio domenica scorsa, mentre Docente è alla ricerca della forma migliore. Si gioca sotto gli occhi del presidente Rimini Giorgio Grassi, con supporters di fede riccionese simpatici e competenti che esplorano a dovere i propri beniamini. In campo a di libero le emozioni latitano. Il Sampaimola si affaccia dalle parti di Pasaniti da posizione proibitiva, mentre avvicina i centimetri alla porta, riuscendo anche nell'intento di inquadrarla quando da calcio piazzato Pioppo chiama la deviazione in corner Pasaniti. La prima frangia del match è di padronanza ospite, con questa conclusione tentata nuovamente da Pioppo. La FIA essa la distanza, guadagnando campo, centimetri e divenendo assoluta padrona del match, ma sotto porta manca l'acuto vincente. La conclusione di Enchisi è da dimenticare. Docente poco dopo, da posizione defilata, fa gridare a gol, ma la sfera è lontano dal bersaglio, primo piano per l'ex Rimini meritato. Nel finale Giunchetti lissa la sfera, Spalaventi mette al centro, ma la difesa di Sampaimola, seppur con affanno, riesce a salvarsi. Prima della chiusura del primo tempo, la Fiericione ci prova nuovamente senza fortuna. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Fiericione ha la chance di bucare la porta avversaria, ma quando la strada sembrerebbe spianata, ecco che Spalaventi scaramenta a due passi addosso a Castenaso. Dall'angolo nasce un colpo di testa finale, lontano dalla porta difesa dall'estremo ospite. Ma quando Castenaso offre un gentile omaggio al neoentrato Cecchetti, il numero 18, di scartare il regalo proprio non vuol saperne. Castenaso respinge rimediando al proprio errore. La Fiericione spinge sulla destra, questa traversone gettata al centro crea la deviazione in corner di Landini, riuscendo a salvare proprio sotto porta. Tentativo timido da parte del Sampaimola, Buonavita testimonia la presenza ospite in campo, ma il festival della palla in tribuna continua. Il tiro di Alberigi è una degna prova, mentre dall'altra parte Pasaniti viene chiamato al primo vero intervento della ripresa su questo tentativo da posizione defilata a cura di Suzzi. Per ultimo ci prova l'altro neoentrato Stella, ma la FIA serve qualcosa in più per centrare la prima vittoria interna. Unica nota positiva, quella inerente alla retroguardia. Pasaniti non subisce gol a 270 minuti in campionato, che sommati ai 90 minuti di mercoledì scorso in Coppa Italia contro la Marignanese fanno esattamente 360 minuti di imbattibilità. Difesa dunque da podio, attacco da rivedere.